cambia, siamo noi. Prima spremitura è una parola chiave nel nostro business, perché negli anni precedenti era stata abrogata questa parola dall'alimentazione, in quanto l'olio non veniva più prodotto per spremitura, ma per centrifuga. Quindi noi troviamo questa parola libera, chiedemmo l'autorizzazione per poterla usare su dei prodotti cosmetici e iniziamo la grande avventura di Idea Foscana Prima Spremitura. Quando partimmo nel 2008 la linea era una linea, chiamiamola oggi, convenzionale. Nel mondo normale dei nostri padri era normale. La chimica fu una rivoluzione, cioè la chimica era il futuro. Finalmente si è capito che un bel ritorno al passato non sarebbe male. Siamo a Sesto Fiorentino, nella sede di Idea Toscana. Idea Toscana nasce nel 2002 dalla intenzione di due imprenditori fiorentini. Produciamo una linea di cosmetici allora abbastanza innovativa, basata sul recupero della saponeria artigianale fiorentina, fino ad arrivare a produrre prodotti cosmetici biologici con un principio attivo straordinario che è l'olio extravergine d'oliva toscano, IGP biologico. L'idea era molto buona perché questo principio attivo, ricchissimo di polifenoli, tocoferoli e vitamina E, è in realtà un antiossidante strepitoso. Nessuno mai nel mondo aveva tentato di fare una cosmetica basata su un principio attivo denominato. Nel 2008, dopo 19 mesi di incubazione, riuscimmo a creare il primo prodotto di Idea Toscana con la linea Prima Spremitura. Scegliemmo non solo di produrre un IGP toscano biologico, ma addirittura di togliere tutto ciò che di chimico c'erano all'interno delle formulazioni. Già nel 2010 noi avevamo Prima Spremitura creata con l'IGP toscano biologico e priva di SLS, parabeni, siliconi, coloranti, profumi sintetici, non testata sugli animali, e poi da lì un crescente successo che ci vede oggi esportare il prodotto in 38 paesi del mondo, e quindi oggi siamo ben contenti di quello che abbiamo fatto. La nostra volontà era quella di fare dei cosmetici privi di, e quindi inventammo questa dicitura no sui prodotti cosmetici, assumendosi la totale responsabilità, perché quello che c'è scritto in etichetta poi è perseguibile per legge. Ultimamente sono uscite un po' di polemiche su questo tema, perché molti produttori, soprattutto nel settore alimentare, hanno un po' troppo forzato la mano, secondo noi, su questo aspetto del no. Come se dire no fosse migliore ai prodotti che non lo dicano, no? E abbiamo creato un'etichetta nuova, dove non diciamo più ciò che non mettiamo, ma diciamo esplicitamente ciò che mettiamo. E quindi abbiamo due linee: Prima Spremitura per il corpo, che è una linea da noi dichiarata vegetale, e l'altra che è Prima Spremitura bio, denominata dall'ente di certificazione Natru, l'ente più selettivo del mondo, che ci ha riconosciuto per la purezza dei nostri formulati il grado organic. Purtroppo si tenta di mascherare di verde anche ciò che non lo è. Il verde è una roba vera, qui o si diventa verdi o non si diventa più nulla. Chi invece fa, come nel caso nostro, veramente una cosmetica vegetale, a questi temi ci tiene molto. In maniera, credo, generosa, abbiamo costruito il disciplinare per la produzione dei cosmetici a base di olio extravergine d'oliva toscano, IGP biologico. Qualcuno ci sta seguendo, basta entrare in contatto con il Consorzio per la tutela dell'IGP toscano per fare una cosmetica reale, vera, a base di questo principio attivo naturale straordinario, e quindi la condivisione, secondo me, è una ricchezza, non un qualcosa che viene tolto a un'azienda per darla a un'altra. Quando qualcuno trova di qualcosa di veramente innovativo, propositivo, secondo me è lecito che ci sia lo spazio per tutti. Per me l'Italia che cambia è innanzitutto la mentalità di capire che noi facciamo la reale differenza quando andiamo a comprare. Il vero voto noi lo esprimiamo non nell'urna, ma davanti magari
a una scaffalatura di un supermercato o di una boutique quando scegliamo un prodotto o un tessuto o un manufatto prodotto in maniera etica, anziché no. Io vedo l'Italia che cambia con non le A di Moody's, ma con le A che secondo me ci meritiamo il paese, e quindi l'agricoltura, l'arte, l'alimentazione. Cioè, secondo me noi siamo questi.